tutti, finalmente ragazzi è arrivato il kit di pulizia del sensore delle mie Nikon, delle mie due Nikon. Tra l'altro è stato rapidissimo, l'ho ordinato ieri, oggi è già arrivato tramite Amazon. Questo è specifico per il sensore della mia macchina fotografica da 16 mm. Abbiamo qui nella parte opposta un po' la spiegazione di quello che è l'utilizzo di questo kit, costituito da delle palettine che poi quando aprirò la confezione vi farò vedere. È una soluzione di acqua purissima. Abbiamo delle istruzioni qui, istruzioni per la pulizia del sensore. Dobbiamo utilizzare la macchina fotografica completamente carica al 100%, altrimenti l'operazione non riusciamo a farla. Rimuovere il filtro per accedere al sensore. Abbiamo bisogno per la nostra reflex di sollevare il sensore, per il vetro per accedere al sensore. Apriamo una stecchetta e rimuoviamo la protezione. Mettiamo una o due gocce sopra la stecchetta e con un'inclinazione di 60 gradi passiamo questa stecchetta sopra il sensore per rimuovere tutta la polvere. Io consiglio di mettere la macchina fotografica col sensore verso il basso, in modo che quando noi pennelliamo i granelli di polvere eccetera cadano fuori all'esterno del corpo macchina. Consiglio di utilizzare solo per una pulizia la stecchetta, quindi non riutilizzare la stessa stecchetta per ulteriori passaggi sopra il sensore. Quindi ora vediamo da cosa è costituito questo pacchetto, questo kit. All'interno della confezione troviamo un piccolo libretto illustrativo che spiega le funzioni della fotocamera per poter accedere al sensore. Abbiamo le stecchette, abbiamo 13 stecchette per la pulizia del sensore, più una soluzione che noi andremo a mettere sul pennello. Allora, le operazioni sono le seguenti. Noi prendiamo la nostra reflex. Dobbiamo essere sicuri che abbia la batteria carica al 100%. Ora metterò l'impostazione di visualizzazione, così vi farò vedere dove dover accedere nelle funzioni. Accediamo al menu. Vi consiglio di fare questa operazione in un ambiente sterile, dove non c'è vento possibilmente, poiché dovremmo esporre il corpo macchina senza il filtro, senza l'obiettivo, per poter accedere al nostro sensore. Per cui andiamo nelle impostazioni, menu, pulisci sensore immagine. Questa è la pulizia veloce che possiamo fare al sensore. Menu impostazioni. Andiamo a destra. Andiamo nelle impostazioni M-App per pulizia sensore. Calchiamo OK. Calchiamo Avvia, OK. Premendo il pulsante di scatto, lo specchio si solleva e l'otturatore si apre. Per abbassare lo specchio nuovamente, spegnere la fotocamera. Avvia. Ecco qua il sensore. Per poter richiudere il sensore, noi dobbiamo spegnere la fotocamera. Ecco qua. Quindi ripetiamo la procedura e poi provvediamo a pulire il sensore. Menu. Menu impostazioni. M-App per pulizia sensore. Ok. Avvia. Calchiamo il tasto di scatto e si solleva il vetro.
Ora procediamo alla pulizia del sensore. Apriamo una delle nostre stecche in dotazione al kit. Eccola qua. È una semplice stecca che all'estremità ha una sorta di panno in microfibra. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Eccolo qua, dai, più o meno. Ora noi aggiungeremo due gocce di questa soluzione d'acqua, la spargiamo per bene sopra la stecca. E andiamo proprio materialmente a pennellare con un angolo di circa 60 gradi sul sensore, una sola volta. Dopodiché chiudiamo nuovamente il sensore. Eccoci qua. Spero di esservi stato utile nella recensione di questo kit molto utile per la pulizia del sensore delle Reflex. Durante l'acquisto verificate le dimensioni del sensore della vostra macchina fotografica per non fare un errato acquisto. Quindi anche per questo video è tutto, mettete un bel like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!